Speriamo di non fare disastri col telecomando e speriamo di non essere troppo lunghi. Allora, iniziamo con questa immagine che raffigura un seminarista, Rolando Rivi. E perché ve la mostro? Perché in Rolando Rivi, morto martire per Gesù, ciò che colpisce di questo ragazzo è una frase che lui ha detto, e la frase è questa qua: io sono di Gesù, io sono di Gesù. E questa frase, questo concetto che lui aveva in mente profondamente, fu quello che lo portò poi a morire per Gesù. Morì per Gesù a 14 anni, il 13 aprile 1945. Rolando Rivi, da poco più di due mesi, è beato. Però parto da due domande: quello è Rolando, questo è Gesù, io sono di Gesù. E uno si domanda: ma Rolando, i martiri sono eroi? Chi è un martire? Spesso si è pensato che i martiri erano gli antichi eroi pagani divenuti cristiani. Ma in realtà non è proprio così. Questo è un antico eroe pagano dell'antichità greca-romana. E se voi lo guardate, in questo personaggio cosa appare? Appare la forza, appare la potenza. Invece in un martire come Rolando, come l'avete guardato, cosa appare? Un ragazzo, probabilmente anche un ragazzo debole, perché è un giovane ragazzo. Come poteva un giovane ragazzo subire il martirio? E nel martire in generale appare sempre una debolezza, un'umiliazione. Il martire, a differenza dell'eroe, non è forte, e sembra apparentemente un debole, è sempre prostrato perché viene perseguitato. Ecco, proprio in questo fallimento del martire, nel fatto che lui è debole, il martire si fa prossimo al divino, in quel divino che si è fatto umano ed è apparso nella forma di Gesù di Nazareth. E lì Gesù è prostrato, è nella passione, ma in realtà è dentro un avello che già richiama la vittoria della resurrezione. Ecco, in questo un martire non è un eroe, perché il martire richiama subito a Gesù. Chi è un martire, come vi dicevo? Ve lo dico in due parole, perché questi martiri, queste cose qua, le avete già ascoltate. E quindi voi sapete già chi è un martire. Il martire è il testimone. Di che cosa testimone? Lo ripeto con Rolando Rivi. Io sono di Gesù. Il martire è colui che dice: io sono di Gesù. E siccome sono di Gesù, io per Gesù posso anche morire. Questa lapide qua, che adesso non devo spiegarvela io, ma guardatela, è molto bella. Riposano in questa chiesa di Santa Sede 2300 corpi di santi martiri. I martiri sono presenti nella chiesa da sempre, dal suo nascere, come il vostro patrono Stefano, al suo divenire, nel suo presente. Questo è Massimiliano Kolbe,
del secolo scorso. La Chiesa venera i martiri da sempre, e questi qua sono dei martiri recenti, degli anni 30 in Spagna, che il Papa ha proclamato beati lo scorso 13 ottobre. E non sono solo questi qua sono un esempio, sono ben 522 morti martiri tra gli anni 36 e 39. Uno dei martiri, non fare capricci, uno dei martiri, eccolo qua, uno dei martiri recenti, in realtà è un martire che mi ha molto colpito, è questo qui. Qua si vede tre immagini, lo si vede vivo, poi si vede una macchina e poi si vede quella macchia strana che per fortuna si vede un po' poco perché sarebbe un po' raccapricciante. Questo qui si chiama Mina Rahat Aziz ed è un giovane egiziano che lo scorso 16 agosto 2013, per il fatto che era di Gesù, aveva nel suo taxi un crocifisso, fu bloccato lungo la strada, tirato fuori, picchiato e poi decapitato. 16 agosto 2013, non secondo secolo o quarto secolo. Per raffigurare un martire, e in generale per raffigurare meglio i santi, la Chiesa attraverso l'arte ha trovato delle caratteristiche, dei modi per raffigurare un apostolo, per raffigurare un vescovo, una vergine, un martire appunto. In alcuni casi, come queste immagini qua, si capisce che cosa? Che è un martire perché c'è scritto Santa Agnese, vergine e martire, che è già scritto. In alcuni casi appare proprio la scritta, ma in queste immagini qua ci sono altri elementi che dicono che è un martire. Ad esempio, la Agnese ha in mano una palma. Se non ci fosse la scritta, uno direbbe: chi è questa qua? Una martire. Poi come si chiama lo si capisce per altri motivi, ma il fatto che sia una martire è scritto in questo caso e c'è la palma. I martiri hanno tanti simboli e uno dice: quali sono i simboli dei martiri? C'è un bellissimo brano, che è il brano del capitolo 7 dell'Apocalisse, che così recita: dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi sono vestiti in bianco e di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio di giorno e di notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Questa immagine l'ho messa perché proprio descrive la pagina dell'Apocalisse che ho appena letto. Questa immagine raffigura un'icona di tutti i martiri del XX secolo ed è custodita in una chiesa di Roma sull'isola Tiberina.
Ma quali sono però i simboli dei martiri? Io cerco di spiegarvelo da questo momento. Primo simbolo, lo vedete là in alto, è la palma. Poi c'è l'armatura, ad esempio. Faccio fatica a usarlo. Ecco, iniziamo da capo. Allora, il primo simbolo è la palma, che qua appare, però in realtà, prima di arrivare a spiegare i simboli, volevo farvi vedere una cosa. Ogni martire ha dei simboli speciali. Questa, uno potrebbe dire chi è, ma non ve lo dico adesso. Perché ci sono dei simboli che dicono il suo nome. Come prima Agnese c'era l'agnello. Oppure, anche questo qua si potrebbe capire, ha dei simboli in mano e dicono chi è. Questo qua è Sebastiano, ad esempio. Oppure, questo si capisce chi è, la graticola. E quindi si può dire chi è Lorenzo. Oppure ancora, questo ancora si capisce, ha in mano quel libro là, e uno dice chi è questa qui? E io potrei dire, questa qua è Eufemia. Solo che uno dice perché è Eufemia? Deve capire perché quel libro là. E dicendo così uno dice, sono tutti martiri. Però se non ci fosse il libro, se non ci fosse la graticola, se non ci fosse altri segni, ad esempio in mano le frecce, è un martire, non è un martire, come faccio a capire che è un martire? Ecco, allora, il primo segno, questa qua è quella di prima, è Agnese, uno dice perché è Agnese? Perché ha l'agnello, vedi che ha l'agnello lì sotto, ha in mano la palma ma anche l'agnello, uno dice Agnese, Agnese chi? La Vergine Martire, perché ha la palma, potrebbe essere anche Agnese di Boemia, avrebbe sempre l'agnello ma non avrebbe la palma. I simboli dei martiri sono la palma, la corona, vedi in testa questo martire, la croce, la veste bianca, l'armatura. Partiamo dalla palma, che è la prima. Vidi, come l'ho detto anche prima, ma ve lo ripeto, vidi, ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, avvolti in bianche vesti e tenevano rami di palma nelle loro mani. La palma risulta quindi il primo attributo iconografico pensando ai martiri. Anche il vostro San Felice ha la palma, la vedete là? San Felice, ho fatto una confusione di Felice Fedele, ha in mano la palma, la vedete lì così, la palma di San Fedele? Non è lì a caso, ha un significato specifico. E qual è il significato? Simboleggia il martirio. Ma perché simboleggia il martirio? Perché c'è un senso molto molto speciale. Anche in questo santo qua, che in realtà è San Benedetto, se la guardate bene, lì nell'immagine c'è una palma. Ma San Benedetto non è un martire. Perché lì c'è la palma? Che significato ha lì rispetto a San Fedele? Ecco, il significato è che in realtà la palma in origine aveva un significato di rinascita, di immortalità. Questa qua è la gloria di San Benedetto. San Benedetto che va in cielo, per cui viene elevato presso Dio e per cui diventa in qualche modo immortale, come Cristo ci ha resi attraverso la sua Pasqua. Ecco perché c'è quella palma là. Qua c'è sempre la palma, ma in questo caso la palma non significa immortalità. In questo caso la palma, questa qua è Santa Domenica,
martire tropeana, richiama un legame preciso tra questa martire e Gesù. Perché in questo caso la palma dice un significato arcano che dentro l'albero della palma. Si racconta che l'albero della palma, un albero slanciato con dei pennacchi, prima di dare nuova vita, cioè di fare i semi, i frutti e i semi, doveva morire. Doveva morire. Così si pensava. Ecco ora l'accostamento tra che cosa? Tra la palma e la morte del martire. Il martire è quel seme che deve morire per poi dare vita, dice il Vangelo di Gesù. E allora ve lo dico come dice un famoso apologeta cristiano, lo diceva così: noi ci moltiplichiamo ogni volta che da voi siamo mietuti, è un seme, il sangue dei cristiani. Qua non c'entra col martirio, ma in realtà c'entra. Perché quando Gesù viene accolto con le palme sì sono un gesto di accoglienza, ma in realtà la palma richiama anche che cosa? Che questo uomo qua vincerà attraverso il percorso della passione. E quindi quando noi pensiamo alla palma, la pensiamo accostata al martire, pensiamo che il martire vince. Ma perché vince? Perché lui vince in colui che ha vinto, in colui che ha vinto, Gesù. Anche qui c'è un martire, in questo caso fanciullo. E cosa potremmo aggiungere in più noi questa sera, pensando a questo simbolo? Che la palma richiama proprio l'essenza del martire, il fatto che lui è di Gesù e per essere di Gesù dà la vita, e in quel dare la vita che lui vince. Lui vince. Ti raccomando, se capisci. Concludo così, come primo simbolo. Nei martiri la palma è simbolo della loro fedeltà e della loro vittoria. E dice Paolo a Timoteo: figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa e ho conservato la fede. Secondo simbolo, qua è raffigurato in questa immagine che è Sebastiano, e vedete che Sebastiano, si capisce che perché ha in mano le frecce, ha in testa, la porge un angelo, una corona, che in realtà, se voi avete guardato il vostro San Fedele, ha anche San Fedele sulla testa. E in questo caso è una corona, sembra di alloro, o comunque di una pianta. Ve lo dico come dice Paolo. Paolo dice: ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore giudice giusto mi ha consegnato in quel giorno, non solo a me ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Paolo parla di una corona di giustizia. E cos'è? Nelle gare di Olimpia, di Delfi e di Corinto, agli atleti vincitori veniva data una corona di rami verdi. Avevano vinto. Ecco, anche il martire è un vittorioso in questo senso. Il martire è un vittorioso perché lui vince in colui che ha vinto.
La fedeltà del martire poggia sulla fedeltà del Signore. La sua corsa è dentro a colui e dietro a colui che ha già segnato il tragitto da percorrere. In alcune raffigurazioni la corona non è di alloro, ma ad esempio di fiori, come in questa immagine. Questa santa è una santa che c'entra con questa settimana perché è Santa Lucia, e si capisce da che cosa? Dagli occhi che ha in mano, che è Santa Lucia, ma ha in mano anche la palma Santa Lucia, e in questa immagine ha un serto di fiori Santa Lucia. Questa ci spiega che cosa? Che alcune volte il simbolo della corona è un simbolo che serve a sostenere fortemente un altro simbolo, che è la palma. In realtà sono simboli che si richiamano. Qua ad esempio la corona, se vedete, è presente in mano ai martiri, ma ha sempre quella simbologia qua. C'è la palma dietro, che richiama quello che ho detto prima, e poi questa corona in mano. Primo simbolo la palma, secondo simbolo la corona, terzo simbolo la croce. Scrive Papa Benedetto: possiamo comprendere che la croce rimane sempre centrale nella vita della Chiesa e anche nella nostra vita personale. Nella storia della Chiesa non mancherà mai la passione, la persecuzione, e proprio la persecuzione diventa, secondo la celebre frase di Tertulliano, come avevo citato, fonte di missione per i nuovi cristiani. Ma anche nella nostra vita la croce non mancherà mai, però diventerà benedizione, lui dice. E accettando la croce, sapendo che essa diventa ed è benedizione, impariamo la gioia del cristiano anche nel momento di difficoltà. Il valore della testimonianza è insostituibile, poiché ad essa, secondo il Vangelo, e in essa si nutre la Chiesa. La croce è la strada sulla quale Cristo arriva sempre di nuovo in mezzo a noi. La croce è presente nelle immagini dei martiri, non è però una presenza, ad esempio San Fedele non ce l'ha, ok? È una presenza iconografica. Presenza non presenza, alcune volte c'è, alcune volte non c'è. Alcune volte c'è e richiama il martirio, o meglio richiama una cosa più grande del martirio, richiama il senso del perché quello di costui o costei sono morti. Cioè richiama che la croce richiama il fatto che loro sono morti perché sono di Gesù, sono morti annunciando Gesù. Ok? Altre volte invece, come in questo caso, che è un'icona orientale, la croce, siccome non c'è la palma, vedete? La croce dice: questo è un martire. Oppure ancora, in questo caso, questa immagine gloriosa, che la figura Santa Giulia, la croce è presente, vedete che è piccolina, ma in realtà quella croce là non raffigura la testimonianza cristiana di Giulia, ma raffigura il suo martirio. Cioè Giulia morì martire per Gesù, crocifissa, crocifissa. Questa immagine ci doveva essere prima, ecco perché me la stavo cercando e era sparita. Ve la spiego adesso lo stesso, perché secondo me, vedete la Madonna in mano la palma? Perché in mano la palma? Non perché è martire in realtà, ma perché la palma nella Madonna ha quel significato antico di vittoria, di immortalità. Si racconta che l'arcangelo portò una palma a Maria e poi la Madonna la diede all'apostolo Giovanni, e l'apostolo Giovanni la depose sul suo sepolcro per significare che la Madonna non sarebbe morta, ma sarebbe fosse assunta in cielo. Quindi partecipò
in pienezza da subito all'immortalità del suo figlio Gesù attraverso la Pasqua. Questo sapete chi è? Lo riconoscete? Come fai la faccia a chirichetto? Chi è quello lì? C'è scritto? Ah, ecco. Questa immagine, vedete che ha la scritta, ma ha i sassi, quindi richiama che è Stefano, e ha la palma, quindi il martirio, però in realtà ha sulla dalmatica, in mano il libro, quindi è un diacono e via dicendo. Questa immagine qua è ancora con la corona, e voglio concludere così, con la corona e la palma, perché è un'immagine di quelle che è scappata via in realtà. Ora, la seconda immagine, l'altro simbolo che ormai siamo arrivati quasi alla fine, è la veste bianca. Qua ho messo questa qua apposta che richiama il battesimo, perché, torno indietro in un passo, apposta, a questa immagine qua, e vi leggo un pezzo dell'Apocalisse che dice: tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, essi cammineranno con me in veste bianche, perché ne sono degni. Ora, anche il nostro San Fedele, in realtà, sotto quel mantello rosso, ha una veste bianca. Non a caso. Perché quella veste bianca richiama questa veste bianca. Quella del battesimo. Questo simbolo ci riporta al battesimo, al nostro battesimo, quando il nostro sacerdote, donandocela, disse: sei diventato nuova creatura, ti sei vestito di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Però, quindi la veste bianca ci richiama che cosa? Che il martire è rimasto fedele alle promesse del battesimo. Quindi quando guardate il vostro San Fedele, dite: ma io sarò fedele come te il battesimo che ho ricevuto. E la mia fedeltà non dipende dai miei doni, ma dipende dal fatto che io mi riconosco di Gesù. Anche qua c'è una veste bianca, vedete? Questa immagine qua, che è San Sostene di Calcedonia, in realtà è vestito un po' come San Fedele. Ha l'abito bianco e il drappo rosso. Perché il drappo rosso? Anche San Fedele ce l'ha. Il drappo rosso, secondo me l'idea è chiara, è semplice. Il drappo rosso richiama il martirio. Richiama il sangue, ma richiama quella bellissima frase dell'Apocalisse che dice: hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Quindi qual è la bellezza di queste immagini che anche San Fedele ha? Che quella veste bianca è rimasta bianca perché loro l'hanno rilavata nel sangue di Gesù. La loro fedeltà è la fedeltà di Cristo. Loro sono fedeli perché Cristo è sempre fedele. Anche questa martire, che è un'altra martire crocifissa, che si chiama Liberata, vedete, ha l'abito bianco e il drappo rosso. Concludo così su questo simbolo. Il martire è colui che risponde sì alla salvezza operata da Gesù Cristo per opera della sua passione, morte e risurrezione. Una risposta che rimane
fedele fino in fondo. La veste bianca è bianca perché è lavata nel sangue di Cristo. Quando facciamo la comunione, pensate a questa cosa qua: io, Signore, posso essere fedele perché tu sei fedele, e se mi nutro di te rimango sempre più fedele. Ultimo simbolo, credo sì, è l'ultimo. L'ultimo simbolo è l'armatura. Questo qua è Sant'Alessandro, martire di Bergamo. Ha l'armatura, lui ha in mano la croce, vedete, ha la palma. Perché l'armatura? Ve lo dico come dice Paolo a Timoteo. Per questo infatti noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. Vado avanti con l'immagine, perché mentre faccio vedere l'altra immagine, qua c'è un altro martire con l'armatura. Questo martire è un martire romano, anche lui, sepolto alle Tre Fontane. E mentre ve lo faccio guardare, vi leggo cosa dice il Concilio Vaticano II pensando alla battaglia. Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre, lotta incominciata fin dall'origine del mondo, destinata a durare, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, che è Gesù. Ne può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto di Dio attraverso la grazia dei sacramenti. Paolo direbbe: combatti la buona battaglia, la battaglia della fede, dice Paolo. Ignazio direbbe: segui il sommo e vero capitano. Teresa d'Avila direbbe: chi è amico di Cristo e segue il suo capitano così magnanimo come lui può certo sopportare ogni cosa. Gesù infatti aiuta e dà forza, non viene mai meno e ama sinceramente. Ignazio d'Antiochia, antico martire anche lui, dice: conservate il vostro battesimo come scudo, la fede come elmo, l'amore come lancia, la pazienza come armatura. Tutte queste immagini qua ve le faccio vedere proprio perché richiamo quello che adesso vi ho velocemente riassunto. Però questa immagine qua non è un uomo armato. Perché ve l'ho messa? Questo è un martire contemporaneo, perché è morto nel 91. Perché la battaglia della fede è fatta perché Cristo regni non solo in me, ma Cristo regni in ogni individuo, in modo tale da rendere il mondo più bello, direbbe un altro santo che è Tognolo. Se Cristo regna in me e io combatto per il suo regno, il suo regno diventa più bello, cioè questo mondo è più bello. Questo qua è il beato Giuseppe Puglisi, non ho altre parole per dirvi cosa ha fatto questo uomo, e si capisce cosa ha fatto per rendere più bello il mondo attraverso il suo operato, il suo martirio. Questa è una donna, questa apposta con l'armatura. Perché? Perché in questo caso è Giovanna d'Arco. Perché in alcuni casi l'armatura è anche presente in alcune donne. Giovanna d'Arco non era una legionaria, però si armò per combattere una battaglia in nome di un ideale. Ah, come c'è un'immagine adesso, ho capito. Ma alcuni martiri, magari bambini, hanno l'armatura, ma non erano soldati. Ora, cosa significa? Che hanno l'armatura perché l'armatura richiama proprio il fatto che sono, vediamo se la trovo, perché, eccola qua, l'ho trovata, perché richiama una cosa importante. Questa cos'è? Che
Ricchetti? Eh? È una cresima. Avete fatto la cresima voi? Ora, questa qua è la cresima. Quando uno fa la cresima, riceve un mandato. Anticamente si diceva diventa soldato di Cristo. Quindi quando trovate qualche martire bambino con l'armatura, è perché ci richiama a questo momento. Cosa vuol dire essere soldato di Cristo? Vuol dire combattere la sua battaglia, portare avanti la sua opera, portare avanti il regno. Concludo così. Quando il martire è vestito con l'armatura ci ricorda tutto questo, tanto più se il martire non era un soldato, ma era una donna, un fanciullo, una persona magari anche molto debole. Questa immagine che vedete lì, che voi conoscete, è molto bella questa immagine, la figura Gesù, dietro Gesù c'è Santo Stefano e davanti c'è una donna, una figura maschile, non capisco bene se è una donna, che si pente davanti all'amore crocifisso. Su queste immagini vi leggo questa frase: guardiamo i santi, ma non soffermiamoci troppo a contemplarli, piuttosto contempliamo con loro colui la cui contemplazione ha riempito la loro vita, prendendo a ciascuno quello che ci sembra più conforme alle parole e agli esempi di Gesù Cristo, nostro solo e vero Maestro. Ecco il martire fanciullo con l'armatura, che è San Pancrazio. Ecco un altro martire che ha in mano il vessillo, cioè combatte la battaglia del capitano. Ecco, questo è Gesù. Infatti Gesù è l'unico modello che guardiamo. Ve l'ho messo così, in questo modo un po' particolare, un po' dolce, perché siamo vicini al Natale, ma perché intorno ci sono alcune immagini che ci richiamano anche altri avvenimenti. Molto bella questa immagine. E questo è Santo Stefano, perché Stefano è per antonomasia il martire. Infatti il martire si configura perfettamente al Signore, perché si associa a lui attraverso la morte cruenta. Per comprendere tutto questo bisogna pensare a Stefano. Ma io non voglio parlare di Santo Stefano, perché ben lo conoscete. Questo è sempre Stefano, vedete? Concludo con queste tre immagini. Esiste un martirio oggi? Possiamo essere martiri oggi, Crichetti? Sì, secondo me è un po' sì. Come? Non moriremo magari crocifissi, nemmeno lapidati. Però c'è un martirio bianco, questo è Luigi Gonzaga, un martirio verde, San Carlo Borromeo, e un martirio rosso, questo è Sant'Emidio e San Gennaro. Cos'è il martirio bianco? Il martirio bianco è abbandonare tutto ciò che ci di peso, perché l'amore di Gesù è più grande e ha più valore. Il martirio verde è liberarsi da tutto ciò che mi ostacola il mio cuore all'amore per Gesù, attraverso il digiuno e la penitenza, ma anche attraverso la sopportazione delle fatiche della vita. Il martirio rosso, questa qua è la serva di Dio Maria Antonia Samaro. Perché ve l'ho messa? Perché secondo me questa immagine è emblematica. Vedete che è in un letto, vedete che ha quella specie di promontorio sopra, vedete sono le sue gambe. Lei stette così per 60 anni bloccata. Cos'è il martirio rosso? Non vuol dire mica morire come San Fedele, basta. Vuol dire sopportare la croce o anche la morte a causa di Gesù.
secondo me sul battesimo, perché tutto parte da qua, la fedeltà nostra parte da questo gesto. Questo qua è l'antico martirio di alcuni martiri africani, i quali si dice che siccome l'idea antica era che il martirio era la pienezza del battesimo, il martirio lo cercavano e andavano incontro ai carnefici. Noi, grazie a Dio, questa cosa non andiamo a viverla, ma ciò che a noi importa è quell'immagine che ci chiama un po' il Natale, è che il martirio, anche se non lo avremo mai, però quando noi guarderemo San Fedele, dobbiamo dire al Signore: ecco Signore, fammi essere un vero cristiano, come Maria. E concludo, non se riesco. Questo è la Cristo, il martire con tutti i martiri, con queste tre immagini finali. O Cristo, fa che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà, servitore della tua dolce potestà, servitore della tua potestà che non conosce il tramonto. Fa che io possa essere un servo, anzi, servo dei tuoi servi. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici, come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, lui solo lo sa. Santi martiri, pregate per noi.